scrittore come il disegnatore sono traduttori di complessità. Secondo me un'opera come questo libro qui ha il compito e il dovere di raccontare queste cose così come hanno fatto i media, così come ha fatto la televisione. Poi ecco, con strumenti diversi che possono essere quelli del testo o della raffigurazione grafica. Però ecco, volevamo essere una voce in più all'interno del racconto di questa grave tragedia che ha colpito un ragazzo come noi, tra l'altro di Roma come noi. Io la prima cosa che ho detto, lo ripeto sempre, è stato andare da mia madre e raccontargli quello che era accaduto, dicendogli guarda, quello che è successo a lui poteva succedere anche a me. Quello che artisticamente, diciamo, mi suggeriva questa storia era appunto drammaticità dettata appunto da un colore nero, cioè da questa storia che veniva oscurata giorno dopo giorno. E quindi è logico che comunque guardando le tavole c'è una predominanza di nero e di toni scuri che comunque rappresentano poi quello che poi è stata la vicenda. La sceneggiatura si è sviluppata lentamente, abbiamo lavorato, io gli spedivo di volta in volta le tavole ad Antonio, partendo da tutta una sorta di documenti legali per cui bisogna ringraziare la famiglia Cucchi perché loro hanno dato la possibilità a chi come me aveva uno spirito critico di accedere a dei documenti come tutte le cartelle cliniche, non solo le foto che hanno colpito l'opinione pubblica, ma tutte le cartelle cliniche che sono imbrattate, piene di correzioni, piene di contraddizioni una con l'altra e sono tutte, diciamo, tutti possono attingere notizie da queste cartelline perché sono pubblicate sulla rete, questa vera e propria Bibbia contemporanea. Mi sono permesso addirittura di fare qualche riferimento soprattutto a tavola 76, al Cristo di Mantegna, perché come si può notare appunto durante la sceneggiatura, come è stato anche scritto su vari articoli su internet, c'era questa, non lo so, questo vedere Stefano Cucchi preso, messo in croce, giustiziato senza alcun motivo. Il tratto, logicamente, a volte non è molto deciso, nel senso, ho cercato molto di forzare il segno in alcune vignette perché andava forzato, perché era un invito anche al lettore a dire: guarda, non devi solo leggere, devi leggere ma reagire. Quello che credo che ci aspettiamo sia io che Luca, lo sceneggiatore, è appunto una reazione da parte del lettore, in non limitarsi a leggere un fumetto come se fosse un fumetto così per rilassarsi o okay. Che. In alcuni luoghi ci siamo confusi con quello che è il pensiero foucaultiano del sorvegliare e punire, cioè proprio criticando non solo l'avvenimento in sé per sé, cioè il caso Cucchi, ma proprio il sistema del punire a partire dal panopticon di Bentham fino proprio alla vita carceraria contemporanea. E dall'altro abbiamo cercato di sviluppare la vicenda attraverso tutti questi dati che sono facilmente reperibili dalla rete, anche perché i giornali poi per un periodo hanno parlato solo di Cucchi. Basti pensare, come dico nel mio saggio, che un gruppo musicale come Massive Attack si è presentato al Palasharp di Milano con una scritta LED gigantesca dietro nel loro brano più sentito, dove c'è scritta Verità e Giustizia per Stefano Cucchi. E allora io mi chiedo, ma devono essere i Massive Attack che partono da Bristol e vengono in Italia a fare questa cosa? O dobbiamo essere noi di Roma? O è il ragazzo di Torpignattara che si deve comprare questo libro? Comunque deve andare a manifestare così come è stato.